Ciao a tutti amici di Bassetic, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi in studio con noi Roberto Gazzani. Ciao a tutti. Ciao Roberto, benvenuto. E cominciamo subito a parlare di te, del tuo passato, come hai iniziato, come ti sei approcciato a questo strumento, insomma il tuo background musicale. Allora, io mi sono approcciato allo strumento, al basso, diciamo abbastanza tardi, intorno ai 16-17 anni.
però il mio approccio con la musica è avvenuto molto presto, intorno ai 5 anni. Diciamo che all'epoca ero un bambino un po' agitato, ipercinetico, i miei genitori erano un po' disperati. Allora un giorno mio padre, parlando con un collega, raccontava, diciamo, le sue disavventure notturne perché non riusciva a dormire oppure non riusciva a gestirmi bene. E allora praticamente questo collega gli consigliò di avviarmi alla musica. Questo signore era un fisarmonicista e iniziai così a 5 anni a suonare la fisarmonica. L'approccio alla musica è stato molto, molto bello, molto positivo, perché tra l'altro questo signore, nonostante come lavoro principale faceva il camionista, aveva una gran passione, quindi è riuscito a trasmettermi proprio la passione per la musica, perché a 5 anni ovviamente non è che c'hai l'interesse di metterti sopra lo strumento a suonare. Allora in parte suonavamo, in parte giocavamo con i soldatini, le macchinine, questo signore si metteva per terra con me, e quindi è stato un approccio molto ludico ma anche con una certa didattica, perché comunque ho sempre imparato la musica, la lettura, tutto quanto. Quindi il primo approccio è stata la fisarmonica. Da lì una serie di cose, concorsi, esibizioni folcloristiche, orchestrine varie ed eventuali. Dopodiché, intorno ai 12 anni, questo ragazzo però è bravo, ma perché non gli facciamo fare il conservatorio? Però all'epoca la fisarmonica non era uno strumento riconosciuto ai conservatori, quindi decisi di fare l'esame per entrare con il clarinetto e la tromba, perché io avevo iniziato nel frattempo a suonare in una banda musicale, che poi è una banda che tuttora dirigo. Dopo entrai con tutti e due gli strumenti, poi scelsi il clarinetto perché già avevo iniziato a suonarlo e perché come graduatoria nell'esame era andata meglio. E da lì è iniziato il percorso di studi classici del conservatorio. Corsi di perfezionamento, orchestra, musica da camera e quanto altro. Il basso è arrivato dopo, perché in un gruppo nel quale suonavo, che faceva musica, sia musica da ballo che musica, diciamo, contemporanea, moderna, pop, quello che è, mancava sempre il bassista, non c'era mai. Allora c'era questo strumento appeso lì nel cavalletto che mi affascinava, lo cominciai a prendere perché sono sempre stata una persona abbastanza curiosa con gli strumenti, e mi accorsi che comunque c'erano alcune cose similitudini con la fisarmonica, perché diciamo i bassi, la parte sinistra della fisarmonica tradizionale, c'ha i bassi che vanno per quinte salendo e per quarte scendendo, un po' come il basso. E quindi iniziai a mettere le mani su questo strumento che mi piacque parecchio, da autodidatta. Però diciamo che il background che avevo didattico sia della fisarmonica che del clarinetto, che stavo in quel momento frequentando il conservatorio, mi ha aiutato tanto, perché il discorso, ad esempio, scale e arpeggi era una cosa per me abbastanza naturale, cose che già conoscevo. Quindi ho soprattutto lavorato sulla curiosità di trovare le stesse cose, però su uno strumento nuovo. L'approccio è stato da autodidatta, e dopo da lì una serie di cose che mi hanno portato in qualche maniera a approfondirlo, un po' per il caso, un po' perché comunque lo strumento mi piaceva molto. Ho portato avanti parallelamente sia il conservatorio con lo studio del clarinetto che lo studio del basso, che poi in realtà dopo ho iniziato subito a suonare il basso con qualche formazione, faceva rock, blues, queste cose qua. E la fisarmonica l'ho un pochino accantonata, perché per ovvi motivi, perché tanto studiando clarinetto e avendo questa passione per il basso non riuscivo a fare tutto quanto. E da lì tutto quanto. Dopo ho finito il conservatorio, per una serie di motivi avevo iniziato a lavorare abbastanza con il basso. E dopo il clarinetto, nonostante i vari corsi, concorsi, audizioni, orchestre, qualche idoneità presa, qualche esperienza fatta, diciamo, l'ho accantonato un pochino per dedicarmi di più a questo strumento, anche perché dopo, dalla partenza con il basso, che come per tutti i bassisti e i chitarristi, un po' si parte con il rock, col blues, con questo genere qui, è nata poi anche un po' la passione per la musica jazz, la musica improvvisata, insomma. E quindi ho, diciamo, focalizzato un po' più l'attenzione su questo strumento qui, ecco.
però mai abbandonando il resto in realtà, ecco. Quindi possiamo dire che sei un bassista a tutti gli effetti ormai. Ormai, Ormai sì. purtroppo per voi sì. Da lì a un po', dopo le prime esperienze con il rock e blues, c'ho avuto, diciamo, il primo approccio con la musica jazz. Suonavo in una big band e praticamente in questa big band, non che suonassi in una big band perché avessi delle esperienze come jazzista, assolutamente no, però avendo una buona lettura ero in quel gruppo lì. E il chitarrista di quella big band un giorno mi propose, siccome vedeva che me la cavavo bene, ma perché leggevo e quindi mi disse: perché non vieni a fare una serata? Abbiamo un quartetto, così facciamo standard. Quando mi disse standard, io feci finta di sapere di cosa si trattava e mi mandò una lista di brani. E quando mi mandò la lista di brani, capì che, diciamo, ero molto lontano da quello che avrei dovuto fare. Allora cercai subito di attrezzarmi, di capire quello che potevo capire nel giro di una giornata, le sigle, perché leggevo a malapena le sigle, conoscevo, e quindi mi ritrovai il giorno dopo a fare questa serata, non conoscendo per niente le dinamiche della serata di standard, cioè i soli, scambi con la batteria, diciamo, esposizioni, tema e quant'altro, e riuscii a uscirne vivo per miracolo. Però fu un'esperienza, diciamo, che mi diede un grande stimolo per iniziare a approfondire questo genere di musica che tuttora studio e che amo, insomma, ecco. Quindi è stato un esordio un po' traumatico. Certo. Invece hai proprio parlato appunto di questa esperienza nell'orchestra. Tu comunque, oltre che bassista, contrabbassista, fisarmonicista, clarinettista, sei anche arrangiatore, dirigi orchestra, scrivi. Sì. Parlaci un po' anche di questo aspetto della musica. Allora, i miei esordi come direttore nascono all'interno di una banda cittadina, che è stata una grandissima palestra, è tuttora, perché ancora la dirigo, per quanto riguarda la lettura della partitura, la conoscenza degli strumenti a fiato, perché lì ci sono, diciamo, tutta la famiglia degli strumenti a fiato. E più da qualche anno, più ho fatto anche delle esperienze in passato, ho diretto delle big band e tuttora dirigo una big band legata all'Accademia, che è una scuola nella quale insegno, dove facciamo dei laboratori di musica improvvisata e da lì è partita questa idea di fare la big band. E sono 5-6 anni che ce l'abbiamo e quella è una cosa molto molto stimolante. Io, come studio della composizione, dell'arrangiamento, ho fatto un anno di composizione al conservatorio e più ho fatto degli studi, dei corsi, diciamo, per conto mio. Però la big band, dirigere la big band è un'esperienza molto bella perché ti forma molto dal punto di vista della visione globale della musica. Quando scrivi, devi avere una grandissima conoscenza degli strumenti per i quali scrivi, e le combinazioni timbriche sono infinite ed è molto molto interessante. Probabilmente io dico sempre che la big band forse è la massima espressione musicale, quantomeno in campo jazzistico, che si possa avere, perché lì c'è scrittura, arrangiamento, esecuzione, solismo, c'è tutto quanto, e quindi è una grande cosa. Poi da un paio d'anni stiamo facendo anche una collaborazione con un grandissimo musicista che è Virgilotto, che abbiamo eseguito un concerto, più di un concerto, diciamo, dove abbiamo fatto dei brani suoi arrangiati per Big Band, insieme anche a un altro musicista argentino che è Pablo Corradini, che conosci. E quella è una cosa molto interessante, perché poi collaborare con musicisti di quel calibro è stata una crescita molto importante per i ragazzi e una grande soddisfazione, insomma, ecco. Thank you.
Una domanda che volevo farti, che di solito faccio sempre ai bassisti che magari si dedicano anche magari alla composizione, alla scrittura, all'arrangiamento: come gestire il tempo, diciamo, di studio, di pratica fra appunto lo strumento, che ovviamente cioè, necessita una certa quantità, e allo stesso tempo la scrittura e... Allora, conciliare i tempi non è semplice, perché la pratica strumentale è fondamentale, e diciamo che quando uno ha raggiunto un buon livello, diciamo, si fa, diciamo, il mantenimento, chiamiamolo. Però diciamo che c'è sempre da studiare per migliorare. La scrittura e l'arrangiamento porta via molto tempo, nel senso che è una cosa a parte che richiede tempo, energie e soprattutto mente libera e concentrata. Non è semplicissimo conciliare le due cose, diciamo che forse bisogna più un discorso di organizzazione degli impegni, nel senso che quando ci si dedica in maniera importante a alcune cose a livello compositivo, a livello di scrittura, arrangiamento che sia, ovviamente è difficile mantenere, diciamo, gli stessi tempi di studio sullo strumento, quindi bisogna, secondo me, fare delle scelte, perché non si può fare diversamente, perché la scrittura è anche un momento in cui tu il lavoro lo devi iniziare e portare a termine, perché quando riprendi un lavoro dopo un po' di tempo, Non è o più cambi quella. idea e non hai più la freschezza, non hai più magari quello slancio per portarlo a termine. E quindi, a mio parere, la scrittura, quando inizi un lavoro, la devi terminare, Concludere. ecco. E quindi magari ovviamente viene sacrificato altro. Però diciamo che se uno con lo strumento ha raggiunto un buon livello, troverà dei compromessi in maniera per la sopravvivenza, Più di per riuscire a rendita, fare. Esatto. come si dice. E invece parlaci anche un po' dei tuoi progetti, delle collaborazioni che hai avuto in passato, di quelle che stai avendo, insomma, di cosa stai facendo. E le cose più recenti, diciamo che ho registrato un disco in trio con Paolo Principe e Andrea Morandi, che è uscito da poco, e un disco con composizioni di Paolo Principe, disco, insomma, siamo abbastanza soddisfatti del lavoro che è uscito. Ho fatto l'anno scorso un nuovo disco di Pablo Corradini con un quintetto, anche quello, diciamo, un progetto a cavallo tra il jazz e il folklore argentino. E più, adesso quest'estate, spero, dovremmo fare il secondo disco con il gruppo Machine Head, che è un gruppo, diciamo, di jazz ed elettronica, ecco. Stiamo cercando di cambiare alcune cose, perché vorremmo dare ancora più spazio all'elettronica, e questa cosa un po' ci ha fatto rallentare, perché dopo, tra un impegno e l'altro, gli impegni di tutti, non siamo riusciti, diciamo, a concretizzare ancora questa cosa. Tra le collaborazioni queste attuali, passato, diciamo, abbiamo la collaborazione tuttora con Girotto, con la Big Band, che è molto, diciamo, importante. Tra le collaborazioni che ho fatto in passato, ricordo, diciamo, con molto piacere quella che ho avuto con la cantante brasiliana Selma Hernandez, perché, diciamo, sono stato diversi anni con lei, è stato per me un modo per conoscere meglio il mondo della musica brasiliana, non solo la bossa nova, quei generi, diciamo, più legati al repertorio jazzistico, ma proprio la musica popolare delle varie zone del Brasile. È stata per me anche un'occasione per risuonare uno strumento col quale avevo iniziato, la fisarmonica, perché in alcuni brani, dove facevamo brani del nord-est, del forró, i generi del forró, il baiao, e in alcuni di questi brani suonavo la fisarmonica, quindi è stata anche un'occasione, diciamo, per riprendere lo strumento col quale avevo iniziato, che avevo in parte accantonato per ovvi motivi, diciamo. Però diciamo che tutte le collaborazioni, tutte le situazioni musicali che ho avuto e che ho, sono sempre fonte di
di crescita, perché l'importante è sempre suonare con musicisti che abbiano voglia di fare le cose e musicisti, diciamo, intelligenti, dico io, perché non è sempre una questione di bravura, ma a volte è una questione proprio di testa, dell'approccio l'approccio con lo strumento, insomma, ecco, con la musica stessa, ecco. Quanto è stato importante quindi per te il fatto comunque diciamo, del tuo background da polistrumentista, poi magari nel basso elettrico, nel contrabbasso, nella composizione, insomma. Il background che ho avuto come polistrumentista è importante, è stato importante perché comunque hai una visione della musica diversa, riesci a fare attenzione a cose a cui magari un bassista, diciamo, inizialmente quantomeno magari non sempre fa attenzione. Diciamo che il basso è già uno strumento che ha un ruolo da perno, diciamo, all'interno della formazione. Però diciamo che la conoscenza degli strumenti a fiato, la conoscenza comunque, lo studio della fisarmonica, comunque uno strumento armonico, ti dà una visione più ampia. Diciamo, hai in qualche maniera la mente più aperta rispetto ad altri strumentisti. E questo ovviamente tanto più quando ho iniziato a lavorare come direttore in formazioni più grandi, perché questa cosa qui, per ovvi motivi, la devi fare lì, hai sotto mano una partitura, quindi devi capire Devi quello che conoscere. succede, devi controllare, devi avere una visione più ampia, insomma. Quindi è una cosa molto importante che, insomma, è una fortuna per me, Una la cosa che ritengo. consiglieresti quindi magari avere il rapporto con un altro strumento Sì, anche. assolutamente. Per me chi suona adesso il basso, allora diciamo che il pianoforte per necessità è uno strumento che tutti gli strumentisti, tutti i cantanti o musicisti dovrebbero conoscere, perché alcune cose sarebbe impossibile fare. Però l'approccio con un altro strumento aiuta molto a conoscere cose che diversamente non conosceresti. Quindi lo consiglio spassionatamente. Thank you.
Roberto, perché non ci dici un po' anche il tuo rapporto con la didattica, con i tuoi allievi, quindi anche il tuo ruolo di insegnante come bassista, insomma? Allora, sono parecchi anni che insegno e vabbè, l'insegnamento è una cosa che mi piace molto, mi interessa molto. Prima di tutto perché mi piace trasmettere le cose che so. E da questo punto di vista qui sono molto per la condivisione della conoscenza, anche perché se rimane circoscritta non serve a niente. E poi perché credo fortemente che comunque quando si insegna è sempre un doppio canale che si instaura. Non è soltanto l'insegnante che insegna e l'allievo che impara, ma impara anche l'insegnante, perché comunque ribadire concetti o cercare di trovare delle formule diverse per far capire determinate cose ai ragazzi è sempre un motivo di crescita, perché alcune cose le vedi da un punto di vista diverso, perché grazie allo stimolo dell'allievo riesci a entrare di più in determinati tipi di cose che a volte dai per scontato, oppure le fai semplicemente perché a volte ti vengono naturali da fare, e quindi spiegarle a qualcuno ti fa comunque fare uno sforzo in più che comunque non faresti. Quindi la didattica per me è un grande motivo di crescita. Ho avuto sempre la fortuna di insegnare abbastanza e sono molto contento di questa cosa, spero di farlo sempre in futuro e riuscire a dare il più possibile ai ragazzi, insomma, ecco. A ragazzi e meno ragazzi, perché ci sono un po' di tutte le età. E allora siamo giunti alla fine, come tradizione vuole, Bassetic, ti dobbiamo chiedere i 5 dischi che porteresti su un'isola deserta, quindi hai 5 possibilità. 5 possibilità secche, non è semplicissimo. Allora, partirei diciamo dalle parti opposte, cioè gli opposti si attraggono, non so se si attraggono in questo caso, però diciamo porterei un disco di AC/DC o Back in Black, Highway to Hell, diciamo un loro disco, perché secondo me gli AC/DC sono la musica rock. Dopo adesso ognuno ha i suoi gusti, ci sono tantissimi gruppi nel rock per me importanti, da Deep Purple e quanto altro, però gli AC/DC li trovo diciamo l'essenzialità del rock e la potenza del rock. E poi porterei una cosa che non c'entra niente con gli AC/DC, porterei un disco di Mozart con il concerto per clarinetto e orchestra, perché vabbè, avendo studiato clarinetto, ritengo quest'opera di Mozart forse una delle cose più belle che sia stata mai scritta nella musica classica. Poi dovrei portare sicuramente un disco di Pastorius, obbligatorio, però non è semplice perché comunque ha fatto tante cose. Sarei indeciso, farei una compilation tra Bright Sides Life, il disco che ha fatto con Pat Metheny e Bon Moses, un disco con i Weather, Night Passage, oppure 8:30, un disco da solista, Invitation forse, diciamo questa cosa qui. Poi porterei un classico, Kind of Blue di Miles Davis, Question and Answer di Pat Metheny con Dave Holland, e un disco di Charlie Eden con la Liberation Music Orchestra. Okay. Poi mi sa che l'ho portati già troppo. No, vanno benissimo. Mi sa che non mi fanno passare al check-in. Ok, amici di Bassetic, grazie per averci seguito anche oggi. Se vi è piaciuta questa puntata, cliccate mi piace, lasciateci un commento, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale. Grazie a Roberto, grazie. E alla prossima puntata. Ciao. Ciao.